Spaghetti Western, un filone cinematografico che evoca duelli nel deserto, tramonti infocati. I protagonisti sono indimenticabili: Henry Fonda, Terence Hill, Giuliano Gemma, per citarne solo alcuni. A questa proficua produzione ha collaborato con più di 100 film, sceneggiature, un biellese trapiantato a Roma, Ernesto Gastaldi. Tu hai fatto molto per il cinema, ma come spieghi che ultimamente ci sia stata una battuta d'arresto, colpa dell'avvento della televisione? Sì, in parte naturalmente sì, cioè può essere incolpata la televisione di Berlusconi, ovvero sia quando Berlusconi, d'accordo con Craxi, P2 e varie cose, ebbe il monopolio privato dell'etere, buttò sugli schermi 2-3 film al giorno su tutti e tre gli schermi, quindi chiaramente già il cinema non è che godesse allora di una salute particolarmente florida. Questo fu il colpo alla nuca, insomma, no? E quindi chiaramente sì, ovviamente la televisione ha fatto una concorrenza brutale, mentre potrebbe tutto sommato oggi perlomeno aiutare il cinema. Ad esempio, tutte le leggi di finanziamento statale sul cinema non prevedono mai un collegamento televisivo, cioè lo Stato magari dà 2 miliardi, 3 miliardi per un film, però quel film può anche non passare mai in Rai, perché la Rai è privata, dice lo Stato non può imporre e quindi praticamente non c'è collegamento, per cui la televisione non aiuta il cinema. È vero che qualche volta la Rai e Mediaset producono o coproducono dei film, ma non è che facendo 10 film all'anno si ha un'industria cinematografica. L'industria cinematografica ha bisogno di 100 produttori che fanno 3 film per uno, per avere una struttura tale che possa competere in campo europeo. Ora poi la cosa buffa è che noi siamo nell'Europa Unita e nessuno ancora ha organizzato una vera e propria distribuzione dei film europea, non solo nelle sale, ma anche televisioni. Cioè è chiaro che se io produco un film e invece di dover andare solo alla Rai a chiedere, non so, 400 milioni, parlando in lire, no, o 800, un miliardo per il diritto d'antenna, ci fosse qualcuno che mi dice un miliardo te la do per l'Italia, un miliardo te la do per la Germania, un miliardo per la Francia, insomma, è chiaro che si potrebbero fare dei film con un budget di livello americano e quindi, insomma, fare cinema. Che cosa ha rappresentato per te, uomo piemontese di provincia, il cinema? Ma non so se come uomo piemontese in particolare, non ho idea, però dico chiaramente io lavoravo a Bancasella e avendo incontrato il signor Giuseppe Sacchi, che mi ha spiegato un po' che cos'era il cinema, io non sapevo un tubo, no? E dopodiché siamo andati insieme a Roma, io poi non sono più tornato, sono rimasto lì, quindi lì mi sono sposato, ho fatto figli, lavorato, ho fatto 116 film, quindi dico, no? Ha rappresentato un modo di vivere divertente, spassoso, con gente a volte brillante, comunque curiosa, interessante sempre, no? Per cui attori, registi, insomma, un ambiente che allora, fino alla morte di Sergio Leone, fino alla fine degli anni Ottanta, era un ambiente molto vivace. Se dovessi ripartire da Biella, la scelta che hai fatto sarebbe la stessa? Beh sì, però naturalmente partendo nel 1955, se oggi fossi a Biella probabilmente no, cioè se, oggi col cinema di oggi, se io oggi avessi 20 anni forse no, ricordando il passato allora sì, certo fu un azzardo, fu un colpo di testa, però sì certo, visto che poi tutto sommato è andato bene, certo che lo rifarei, sì. Una battuta su Sergio Leone. Beh, Sergio era un genio cinematografico, assolutamente incolto, tutto il resto dello scibile umano, però aveva questa cosa, perché era una mania, era quella di Sergio, io ho lavorato con lui 2 anni, no? Dal mattino alle 8, alla sera alle 8, tutti i giorni, lui era maniaco ossessivo, per cui si faceva la sceneggiatura, io scrivevo la notte, il giorno la leggevamo, il giorno dopo magari invitava 4-5 registi o 2-3 attori, li sedeva lì e gliela raccontava dall'inizio alla fine, fino a dove eravamo arrivati a sceneggiare, con tutta la lentezza di Sergio Leone, insomma, no? Dopo andavamo avanti un altro pezzo, lui chiamava altra gente, si ricominciava a raccontare, ma raccontando proprio nel dettaglio, no? Cioè il mio nome nessuno, lui cominciava dicendo: tramonto, ci sono delle colline, tre uomini stanno a cavallo venendo verso la macchina da presa. E andava avanti clac, per 3 o 4 minuti, no? Che erano i suoi tempi già cinematografici. Quindi lui raccontava in questa maniera, senza mai smontarsi, centinaia di volte, spiando le facce della gente che ascoltava,
cercando di carpire l'interesse, la noia, lo sbadiglio, per cercare di veramente di rubare sulle facce degli altri l'interesse che aveva il racconto. E nei punti in cui a lui sembrava che l'interesse cadesse, poi dopo, no, si diceva, no, ecco, visto lì, quello lì ha sbadigliato, ma quello è sbadigliato perché ha dormito la notte, no, diceva, era un maniaco, però in quel campo lì un genio. Il regista che hai amato di più? Amato, diciamo così, che normalmente il regista, quando gira il film, non può girarlo come l'aveva immaginato lo sceneggiatore, perché lo sceneggiatore, quando scrive, immagina delle immagini, non è che il regista è telepatico, ne fa delle altre, per cui molte volte uno va a vedere il film che ha scritto e non è esattamente quello che aveva scritto, no? Per cui più che Amato direi i registi che più sono stati, secondo me, buoni interpreti dei copioni. Allora direi Tonino Valeri, Sergio Martino, forse Bava nella Frusta il corpo. Registi con meno personalità? No, non è con meno personalità, è che a volte c'è una specie di simbiosi, ovvero sia, non so, quando io ho scritto Milano 3, ma Sergio Martino aveva fatto pochi film, e il film era molto curioso, era abbastanza, e lui è entrato abbastanza dentro alla storia e l'ha girata in un modo che a me è piaciuto, poi naturalmente a me è piaciuto, il film ha avuto un grande successo, quindi è piaciuto anche agli altri. Mentre invece, non so, Mio nome nessuno, nel caso di Tonino Valeri, il copione che era stato scritto da me e Sergio Leone era talmente preciso, dettagliato, e Tonino era talmente ossessionato di non sbagliare perché si era Sergio, che l'ha girato alla virgola proprio come era scritto, quindi alla fine uno ritrova proprio le scene, tutte quante, le battute, tutto preciso come era scritto, e quindi dal momento che piaceva a me come era scritto, mi piaceva anche il film. Quindi a seconda delle volte, insomma, però invece altre volte le storie vengono anche per ragioni produttive, non è che vengono tradite, diciamo così, o girate in un'altra maniera, magari a volte, qualche volta anche meglio, no? Raro, però succede. Se dovessimo scrivere la tua carta d'identità, il tuo nome sarebbe? Il mio nome è nessuno. Il mio nome è Ernesto Castaldi, io sono un famoso sceneggiatore che nessuno conosce, dico sempre, no, nelle interviste, no, perché gli sceneggiatori non è che godono di particolare notorietà, perché ovviamente nessuno li vede, lavorano sulla carta, non è quello che poi va sullo schermo, per cui chiaramente, insomma, tranne che per gli addetti al lavoro, noi non siamo normalmente conosciuti, insomma. Ed è tutto con Ernesto Castaldi.